Siamo in compagnia di Luciano Giuliani, un personaggio di Stia, esattamente di Papiano, un personaggio in Artelando, che è particolare per la sua figura e per la figura che va a rivestire. Infatti è un personaggio dantesco. In che senso? Nel senso perché se guardi bene il naso c'è Dante. Quindi le piace. Se poi mi metto che panno addosso entro nel vesti di Dante, entro Ecco, il personaggio. da quanto tempo lei entra in Dante, nelle vesti di Dante? Mi è piaciuto subito perché quando ci fu questo carnevale non sapevo cosa scrivere, trovai una signora di Stia e mi ha fatto l'abito. L'abito sartoriale, insomma, bello abbastanza, insomma, questo così, un raso rosso. Quindi la sua prima comparsa in televisione? Ho aggiunto la collana perché, essendo Dante sommo poeta, l'ho arricchito. La sua prima comparsa in televisione? In televisione è stata negli anni 60, gli anni 70, perché andavo in televisione Arezzo TV, sono stato a Teleturia, sono stato a Toscana TV Prato, insomma le TV private tutte. E poi c'è stata quella cosa di Antonella Credici alla Prova del Cuoco con i canoni di Stia. Anche lì fu ripreso vestito da Dante. Ecco, ma il personaggio Dante, torna alla ribalta perché lei ha fatto recentemente una comparsa in un film. Una comparsa in un film che si intitola Uscio e Bottega e vorrei che tutti quanti andassero a vederlo perché è un film spassoso, divertente. Ecco, questo film è già uscito, è già nelle nostre sale. È già uscito, la prima c'è stata ora ultimamente e ora verrà, o io penso a Soci, al Cinema Italia, perché gli Astia non sono pronti, allora andrà a Soci, penso, e poi non sono io quello che. Programmi per il futuro? Nel mio futuro io continuo sempre a fare Dante, come disse Gerry Scotti, continuo a fare Dante. Ecco, ma lei non soltanto fa Dante, perché si diletta anche in poesia. Come vedo qui lei ha scritto una poesia proprio a Papa Francesco. Vorrei che me la leggesse lei. Benissimo, allora leggo tutta. Mi sveglio una mattina, hanno eletto il Papa, viene dall'Argentina. Questo Papa dice a tutti di pregare, perché questo mondo si deve salvare. Lo dice lui a gran voce, come lui anche noi dobbiamo amare la Santa Croce. Ma io sono italiano e tanto bene io gli voglio, viva Papa Bergoglio. Lui abbraccia i malati e prende in braccio i bambini, il suo amore non ha confini. Dalla finestra di San Pietro lui benedice tutti noi, la sua parola piace. Viva il Papa della Pace. Papa Francesco, uomo saggio, uomo vero, benedica il mondo intero. Ecco, allora Il 10 2013. l'appuntamento quindi è al cinema con il film Uscio e Bottega, dove Lando, in arte, sarà una protagonista con Dante.